a Pier Camillo D'Amico. Benvenuto, bentornato. Grazie, buonasera. Grazie a lei. Allora, lo sapete, Pier Camillo D'Amico, consigliere della seconda sezione penale presso la Corte di Cassazione, con lui ci interroghiamo sul rapporto che gli italiani hanno con il tema della legalità, attraverso l'economia, attraverso, vedremo, la sicurezza. Partiamo dal senso di ingiustizia che si prova. Egilde Verì e i vitalizi. Presidente Berlusconi, abbiamo anche il suo sodale dell'Utri, e poi abbiamo Vittorio Cecchigori, l'ex ministro della Sanità De Lorenzo, abbiamo l'ex sindaco di Taranto Cito. A questi 5 e ad altri 13 ex parlamentari il vitalizio è stato revocato. La scorsa primavera Camera e Senato hanno deciso di cancellare il prezioso assegno agli onorevoli in pensione condannati per reati gravi. Ma nella delibera c'è una via di fuga, la riabilitazione. Per ottenerla ci si rivolge, una volta scontata la pena, al Tribunale di Sorveglianza, che normalmente non la nega. Il primo caso di riabilitato con vitalizio che ritorna è Gianmario Pellizzari. Addirittura questo onorevole Pellizzari ha ottenuto circa 30.000 euro tra i mancati versamenti e gli interessi per questi mancati versamenti. E Pellizzari non è il solo. Altri onorevoli in pensione condannati hanno fatto ricorso con queste ragioni. Non si può introdurre una norma e pensare che abbia efficacia retroattiva nei confronti di una persona che ha 80 anni, che da 20 anni ha soltanto quest'unico emolumento, e pensare dalla sera alla mattina che possa vivere con qualcos'altro, quando non ha nient'altro. E quelli che non hanno nient'altro, si fa per dire, in Italia sono circa 30.000. Tre ex parlamentari e consiglieri regionali, ma anche giudice e personale di Corte Costituzionale e Presidenza della Repubblica. E costano al bilancio dello Stato più di 1,5 miliardi l'anno. Un deputato prende in media di vitalizio 90.000 euro l'anno, un senatore arriva a 91.000 euro. 25 anni di riforme hanno toccato tutti gli italiani, tranne loro. Allora, dottor D'Amico, questo tema noi l'abbiamo trattato anche in puntata, no? Perché mette insieme tutti gli elementi che fanno in questo momento dolente il corpo della nostra società. Ci sono le pensioni, che sono sempre a rischio di essere ritoccate, sono vissute come un regalo in qualche momento che ti fa lo Stato nonostante tu abbia lavorato tanto tempo. C'è la condanna, c'è la politica, che in questo momento non ha certo tanti fan nel nostro paese. Lei pensa che sia giusto che una volta riabilitato l'ex deputato possa riottenere il vitalizio? Ma dunque, tutto questo intanto riposa sulla idea che gli organi vertici costituzionali abbiano l'autonomia nel deliberare le loro retribuzioni, sì, il loro status, eccetera. E, certo, come regola dovrebbe essere semmai un'altra. La riabilitazione vuol dire che non hai più la condanna e non hai più le conseguenze per il futuro, non che prendi gli arretrati. La legge può sembrare più ingiusta perché è legata non a un lavoro come gli altri, no, ma al lavoro del parlamentare, che in questo momento non gode di grande stima presso la popolazione. Questo a cosa è dovuto dal suo punto di vista? Ma è dovuto in larga parte, secondo me, dal fatto che molti politici non si rendono conto che la mancanza da parte loro di selezione dei loro colleghi che si macchiano di reati gravi o che anche soltanto hanno tenuto comportamenti non consoni alla dignità della funzione non deve essere coperto. In altri paesi questo non accade. In altri paesi il Parlamento espelle i suoi membri che tengono comportamenti scorretti. Da noi non viene mai, a parte che non è prevista l'espulsione dal Parlamento, ma non viene neanche dichiarata decaduta. Io ricordo un parlamentare che fu arrestato il giorno dell'insediamento del Parlamento perché le sentenze che lo riguardavano erano passate in giudicato, erano divenute irrevocabili. Aveva l'interdizione dei pubblici uffici. L'interdizione dei pubblici uffici nei confronti di un parlamentare viene eseguita informando la Camera di appartenenza che quella persona è interdetta dai pubblici uffici, quindi che non può fare il parlamentare. Poi deve essere la Camera di appartenenza che lo dichiara decaduto. In 5 anni non hanno trovato un giorno per dichiararlo decaduto. E questo infincia un po' l'immagine che poi si hanno delle istituzioni. Vi faccio vedere che tanto più questo risentimento viene in periodi di crisi, come l'Italia ha vissuto una crisi economica molto lunga. Il fulcro di questo per gli italiani è stata Equitalia, perché poi alla fine si viene inseguiti da delle tasse che sarebbe giusto pagare, ma molto spesso non ci si fa. E allora ci si chiede se è giusto o no pagare. Andrea Scazzola.
c'hanno delle tariffe da strozzini, sono allucinanti. Cioè, una multa di 160 euro, 2000 euro arriva. Si prende una multa, non si paga una tassa e entra in gioco Equitalia. Così i debiti dei cittadini crescono. Quella iniziale era 151 euro, è arrivata a 205. Questa 139, 190. Un totale di 2002. Che se non pago mi fanno fermo amministrativo la macchina. Io con la macchina ce lavoro. A me la ditta mi ha chiamato stamattina, dice guarda, è passata Equitalia e si vende tuo a 9 fermo, sì. E devo pagare 5.000 passa euro. Io sono rovinato. Non mi voglio manco dico niente. Gli dico guarda, mi stanno a ritardare lo stipendio per. Ormai, anche rateizzando il debito, in molti non ce la fanno. Ne pagano una, due, tre, quattro, poi sospendono il pagamento. C'è gente disperata che non può pagare. Siamo falliti, siamo per forza falliti, anche se uno ha lavorato, è così. Falliti. Con la nuova legge e alcune sentenze, anche un privato può dichiararsi fallito. Proprio come accade per un'impresa. Il cittadino alza le mani e dice, prendete quello che ho, ma più di questo non posso. E ora anche il fisco ha accettato, accontentandosi di molto meno. Anche uno sconto dell'80%, come recentemente a Monza del 60%, hanno permesso di incassare anche al fisco il 20, il 30, il 40%. Normalmente in quella situazione non avrebbero preso nulla. Allora, due domande. La prima, è possibile definirsi evasori per necessità? Anche lì la questione è complicata. L'evasore fiscale, per definizione, dovrebbe essere quello che fa dichiarazioni infedeli. Qui siamo in presenza di persone il cui reddito è stato accertato e che non hanno pagato. A volte ci sono persone che non sono in condizioni di pagare. Io ricordo, per esempio, nei primi anni 90, quando ero alla Procura di Milano, eravamo sommersi dai processi per omesso versamento di ritenuta d'acconto. Il datore di lavoro effettua una ritenuta d'acconto ai dipendenti e poi non la versa. In realtà erano per lo più imprenditori in difficoltà che non riuscivano a pagare tutto e quindi non versavano la ritenuta d'acconto. E questa è una categoria che lo fa per difficoltà. Però ci sono anche quelli che semplicemente non pagano perché pensano di farla franca. Quindi secondo me non possono essere trattati allo stesso modo due categorie così diverse. Come si differenziano? Si differenziano che se uno è insolvente appunto ci sono altri strumenti, ma un conto è l'insolvenza necessitata, un conto è l'insolvenza provocata, nascondo i beni e poi dico non ho più niente. Io faccio anche il presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, quindi ho frequentemente modo di esaminare i ricorsi. Anche lì. Forse la mia esperienza personale non fa testo. Io una volta mi sono preso una sanzione dall'Agenzia delle Entrate perché ho sbagliato a copiare sul 730 le ritenute, mi sono arrivate 70 euro di multa da pagare, le ho pagate senza fiatare, quindi non ho avuto a che fare. E Davigo sia stato multato, questa se ce la porta la appendiamo in redazione. Però certo, se uno dopo aver sbagliato non paga hanno i 70 euro, grosso. 70 euro diventano punti di più. Certo. Ma nulla vieta però se uno si accorge di aver fatto un errore di pagare subito e finirla lì. Senta, la sensazione che si ha di quella di cui abbiamo discusso durante la puntata è che ci sia una grande capacità di perseguire il piccolo e una grande debolezza nel perseguire il grande. Le faccio vedere come recuperano le multe adesso i comuni. Andrea Scazzola. Ecco lo street control. Una telecamera sul tettino scatta le foto delle auto in sosta e partono le multe. Non si scappa più. Come una rete a strascico, i pesci li prende tutti. Queste sono le targhe che abbiamo identificato come irregolari e quindi le andiamo a sanzionare. Ci aggiriamo ai 200.000 verbali per le soste. Basta, riportiamo un po' di legalità anche sotto questo punto di vista alla città. E questo è lo street control composto di blocco. Si passa qui in mezzo, foto della targa e scatta il controllo su assicurazione e revisione. Audi A6, Charlie Delta Station Wagon. Assicurazione e revisione, quando esce il quadratino verde vuol dire che sono tutto a posto, quando è rosso vuol dire che c'è qualcosa che non va. 500 metri più avanti, un'altra pattuglia ferma i segnalati. Viene sottoposto a sequestro nel momento in cui non hanno la copertura assicurativa, che è gravissimo. Sì, il sistema funziona, le multe si moltiplicano,
e i comuni guadagnano. Entrate 2015, vediamo che in totale tutti i comuni italiani 1 miliardo 285 milioni di euro di entrate? Di entrate per multa, in crescita del 2,5%, e questo è un po' il risultato, certo. L'abbiamo intitolato fabbriche di soldi, perché le multe sono delle fabbriche di soldi per le amministrazioni. C'è una contraddizione, no? In questa retata di multe alle piccole persone, la difficoltà poi invece di centrare i grandi patrimoni che sfuggono al fisco. Sì, allora, intanto le multe non sono tutte uguali. Uno che va in giro senza assicurazione è uno sciagurato, se fa dei danni nessuno paga. Senza quindi dubbio. Più in generale il problema è che è più facile accertare infrazioni piccole che accertare infrazioni grandi. Questo vale per qualunque tipo di attività, compresa quella giudiziaria. Cioè processare uno scippatore è molto più facile che fare un processo per un aggiottaggio. Certo. E questo, diciamo, si ripercuote poi sull'attività di tutte le persone che vanno a cercare gli illeciti. Ovviamente, perché poi se, come purtroppo frequentemente accade, si cerca di misurare con applicazioni di criteri aziendalistici ad altre strutture della pubblica amministrazione la produttività, se uno deve fare statistica è meglio fare le cose facili piuttosto che quelle difficili. E parliamo di magistrati. Anche. Diciamo. Anche i magistrati. E allora le faccio vedere la cosa che fa veramente impazzire il contribuente. Come poi vengono utilizzati i propri soldi, il proprio denaro. Andrea Scazzola ha trovato questo nella Brianza. Questo era il Magic Movie Park, siamo fra Nova Milanese e Muggiò, alle porte di Milano, ed era un multisala e anche centro commerciale all'ingrosso di negozianti cinesi che è stato costruito fra il 2001 e il 2005. Adesso è abbandonato da 10 anni, è sotto custodia del Tribunale di Monza. Le 15 sale che ospitavano all'incirca 4.000 spettatori all'interno non hanno mai proiettato nessun film. Sono arrivati i vandali e hanno devastato tutto. La Tornado Guest ha costruito l'edificio, mentre quest'altra società, la Magic Movie SRL, gestiva la distribuzione cinematografica. E la Magic Movie SRL è amministrata dalla signora Cavallo Antonella. È venuto fuori poi anche durante il procedimento giudiziario che Antonella Cavallo fosse la domestica di Rocco Cristello, un boss dell'Andrangheta Brianzola che è stato ucciso a colpi di pistola il 27 marzo del 2008 vicino alla sua villetta di Verano Brianza. Qui siamo nel piano interrato e questi sono gli spazi che erano stati affittati ai negozianti cinesi. Hanno perso i soldi e se ne sono andati tutti. Tra mafia cinese, 'ndrangheta, nelle sue diciamo filiali lombarde, imprenditori senza scrupoli, amministrazioni pubbliche che non fanno i dovuti controlli, diciamo è un po' la sintesi se vogliamo della parte peggiore di questo paese, 25.000 metri quadri abbandonati in mezzo al nulla. Questo si trova un po' in tutta Italia, no? E tra poco ci saranno elezioni amministrative che poi fanno a scegliere le persone che gestiranno tantissimo denaro pubblico. Esiste dal suo punto di vista un criterio per muoversi nello scegliere quale che sia la scelta politica che si fa per scegliere le persone che devono avere così tanto denaro in mano? Beh, dovrebbero essere le stesse regole che usiamo nella vita di tutti i giorni. Noi cerchiamo di fare affari con persone per bene, andiamo da un negoziante che non ci deruba, che non ci vende porcherie a un prezzo elevato. Chissà perché quando si tratta della politica scattano altri meccanismi di fedeltà a un'ideologia oppure a un simbolo oppure a... a promesse mirabolanti alle quali non crederemmo mai se ce le facesse il negoziante vicino a casa. Quando ci fu la vicenda del Watergate negli Stati Uniti, il presidente Nixon fu costretto a dimettersi perché affissero manifesti con la sua foto e sotto la scritta «comprereste un'auto usata da quest'uomo». Ecco, se noi provassimo a fare queste riflessioni, quando votiamo qualcuno, compreremmo da lui un'auto usata? Probabilmente se non compreremmo l'auto usata non dovremmo neanche votarlo. Metteremo in garage la nostra. Grazie, Piercamillo Davigo. Buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Allora.